Aumentare la competitività delle imprese turistiche abruzzesi attraverso servizi turistici più efficienti che possano contribuire alla promozione e al miglioramento della destinazione Abruzzo sul mercato italiano e su quello internazionale è il principale obiettivo dell'avviso pubblico per la selezione e il finanziamento a fondo perduto di iniziative legate all'incentivazione e sviluppo di servizi turistici che mira a sostenere con la concessione di contributi a fondo perduto per un ammontare complessivo di 5 milioni di euro iniziative promosse da imprese legate alla creazione e allo sviluppo di servizi turistici a supporto dell'offerta locale per favorire anche la crescita e la competitività dell'Abruzzo come destinazione turistica di livello sia in ambito nazionale che estero. A presentare l'iniziativa Pescara e Regione nel corso di una conferenza stampa è stato l'assessore Mauro Di Dalmazio, affiancato anche dal direttore regionale Mario Pastore e dal dirigente Giancarlo Misantoni. L'intervento rientra nell'ambito di Obiettivo Turismo, un'iniziativa che, completa e anche articolata, metterà a disposizione del settore turismo oltre 30 milioni di euro di azioni pubbliche per sostenere proprio lo sviluppo di settori e favorire al contempo il miglioramento di tutti gli strumenti. Sì, noi sappiamo, crediamo fortemente che il turismo sia un settore, per non dire il settore sul quale maggiormente creare le condizioni per lo sviluppo, per l'Italia ma per l'Abruzzo in particolare. Questa serie di iniziative, che in realtà non è di oggi, è un'iniziativa che abbiamo strutturato nel corso di questi anni con la riforma organica di tutta la governance e l'organizzazione turistica regionale, con le DMC, le PMC che hanno avuto successo straordinario di partecipazione, con le altre misure, questi interventi servono ad andare in questa direzione, cioè a creare imprenditorialità nel turismo che porti ad un miglioramento complessivo dei servizi, ad una maggiore qualità degli stessi. Oggi il turismo si gioca sulla qualità dei servizi e sappiamo quali sono oggi le difficoltà di accesso al credito, le difficoltà di mettere in campo le idee, di tradurre le idee. Ecco, noi con questa iniziativa abbiamo voluto dare uno stimolo alle idee. L'obiettivo strategico di questo bando, che rientra all'interno di misure più ampie di sostegno allo sviluppo turistico, è quello di stimolare la progettualità di quelle imprese che dimostrino capacità creativa e un potenziale innovativo. E dire se ci sono idee buone nel turismo, con questo bando si può, è un bando molto cospicuo, è il primo di una serie di interventi che abbiamo programmato recuperando molte risorse all'interno dei piani strutturali finanziari e con 5 milioni di sostegno complessivo per iniziative piccole e microimprese già esistenti o di nuova costituzione che vogliono investire nel campo dei servizi turistici. Il progetto deve essere avviato entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione e realizzato entro un anno. L'importo di contributo può arrivare fino a 50.000 euro e il bando sarà pubblicato anche sul Bura, il bollettino ufficiale della Regione Abruzzo, a metà dicembre. Il bando sarà pubblicato, sarà già da oggi online sulla Regione Abruzzo, sul sito della Regione Abruzzo, potrà essere consultato, dovrebbe essere pubblicato ai tempi che ci hanno dato di pubblicazione sul Bura circa a metà dicembre, ci saranno poi 45 giorni, ma noi inizieremo già da oggi un'intensa attività di animazione sul territorio per spiegare e portare a conoscenza il maggior numero di persone di questa opportunità.